Noi sì, vogliamo portare all'attenzione della Giunta dell'Assessorato la situazione del ponte sul torrente Idice, situato nel comune di Argenta, perché è stato segnalato dal nostro consigliere comunale di Argenta la situazione di questo ponte che fa parte di quei tratti di strada che poi sono passati nel 2001 dalla gestione dell'ANAS a quella regionale. Il ponte, come è stato ampiamente segnalato e anche dimostrato con delle fotografie, presenta uno stato di degrado, uno stato di usura, cemento sfogliato, ferro in evidenza, insomma, si paventa un pericolo per chi transita su quel ponte. Vorremmo capire la Regione se ne ha conoscenza, cosa sta facendo, qual è la situazione e se ha già in previsione delle opere per far sì che ovviamente non ci sia pericolo appunto per i cittadini che transitano su quel tratto di strada. Grazie. La suddetta amministrazione è ben conscia che l'opera necessiti di interventi di restauro e adeguamento, in quanto la situazione di degrado attuale non potrà che peggiorare con conseguente perdita di funzionalità del ponte. La provincia sottolinea comunque che tale impegno economico non è compatibile con le risorse a disposizione dell'amministrazione, né è possibile a causa dei vincoli legislativi che regolamentano l'attività delle province programmare tali lavori in un prossimo futuro. Praticamente l'assessore, insomma, conferma anche le risposte che erano arrivate a noi e l'intervento stimato dalla provincia, se non erro, è di 970.000 euro. Quindi ci auguriamo che queste risorse che verranno distribuite tengano conto delle esigenze non solo dell'estensione chilometrica, ma anche della gravità delle situazioni, perché ci ritroviamo spesso e mal volentieri davanti a situazioni di emergenza. Poco fa ci siamo trovati in una situazione a Rimini su un ponte che stava per crollare, adesso ne ritroviamo un altro nel comune di Argenta e questa è la dimostrazione del pastrocchio istituzionale che è stato fatto con delle province che non dovevano esistere più ma che esistono ancora, che però non hanno risorse e che rispondono alle interrogazioni dicendo vorrei ma non posso. Siccome purtroppo non in Emilia-Romagna ma in Italia è già successo che siano crollati dei ponti, speriamo, ci auguriamo che si intervenga in fretta prima che poi si vada a intervenire quando ormai la tragedia è avvenuta, perché va bene limitare il traffico, va bene tenere monitorata, ma fatto sta che c'è un ponte che non si sa com'è messo e non diciamo noi che la situazione relativa alle province e ai relativi finanziamenti, stanziamenti e competenze è un pastrocchio, ma lo dice anche la Corte dei Conti dicendo che le difficoltà che il progetto di riorganizzazione dell'amministrazione locale ha incontrato nella fase attuativa e in particolare per quanto riguarda il riordino delle funzioni delegate o trasferite alle province. Quindi insomma non è un'opinione del Movimento 5 Stelle, ma ormai è una situazione ben chiara e delineata di come questi finti riordini istituzionali o parziali riordini istituzionali, queste modifiche fatte all'ordinamento istituzionale italiano, addirittura poi smentiti dai referendum e dalle volontà popolari, stiano creando solamente danni.